Una mia versione di tutte le fontanelle. Da D'Annunzio a Flaiano, da Ovidio a Sallustio, i grandi classici dei poeti e la musica della tradizione abruzzese. Il 29 luglio a Pescara si terrà la prima edizione della Notte dei Serpenti, il concertone ideato e diretto dal maestro Enrico Melozzi. L'evento è promosso e finanziato dalla Regione Abruzzo e realizzato in collaborazione con il Comune di Pescara. Riscoprire le proprie radici attraverso antichi momenti di festa, questo è l'obiettivo della Kermesse, come ha spiegato il presidente della Regione Marco Marsilio. Sul palco anche Giusy Ferreri, che canterà Mare Mare Scure Maie, e Gianluca Grignani, che proporrà al pubblico alcuni dei suoi grandi successi. Facciamo le parodie, la gente si diverte molto. Quando io dico che sono abruzzese ridono subito. Io invece vorrei che gli altri, quando diciamo io sono abruzzese, facessero quel respiro proprio, che bello, come quando uno dice sono di Napoli, avete presente, no? Ecco, io vorrei che iniziassero a percepire l'Abruzzo in maniera poetica. Per dare il nome a questa nuova iniziativa culturale e musicale volta a dare una nuova visione dell'Abruzzo, il direttore artistico Enrico Melozzi ha scelto il serpente, simbolo esotico, potente, misterioso, affascinante e attrattivo, che si ispira al celebre culto di San Domenico, tradizione antichissima che ancora oggi vede il suo punto apicale nella festa dei Serpari a Cocullo. È un grande evento musicale per promuovere la nostra regione sulla base delle sue tradizioni musicali e culturali, ovviamente riviste, impreziosite da ospiti di caratura nazionale e internazionale, e proiettare l'Abruzzo verso il futuro e conquistare la simpatia di tanti ragazzi. Le nostre tradizioni non devono essere perse. Saluto il mio amico Melozzi. Ciao Melozzi, ci vediamo la notte di... Shh.